Buongiorno, un attimo che, come tutti gli appassionati delle dirette sanno, devo mettere su Twitter, quindi un secondo. Eccoci qua. Ora qui. Voilà. Vedo che già siamo più o meno arrivando al numero legale, ma la faccio molto breve, guardate, quindi non state lì neanche a mettervi più tranquilli di tanto. Perché in realtà vi devo solo aggiornare, ecco qua, se, sempre, quando uno inizia la diretta, ecco che arriva quello che telefona, che ha capito tutto. Va bene, comunque cerco di metterla proprio breve breve. Allora, come avete probabilmente seguito, abbiamo passato un mese praticamente chiuso in commissione per riuscire a fare il decreto rilancio. Vi ho spiegato cosa serve, abbiamo iniziato anche con le audizioni. In buona sostanza, riassumo per farla facile, il decreto, quello da 55 miliardi che ha dentro la cassa integrazione, tutta una serie di cose che vanno giù per gli rami fino ai monopattini, i soldi alla fondazione di Bill Gates e tutte queste belle cosine lì, alla fine arriva in Parlamento. Arriva con l'aggiunta di un fondo di 800 milioni di soldi non spesi che servono per coprire gli emendamenti che devono eventualmente essere aggiunti dai parlamentari. In questo mese si è fatto un discreto lavoro perché si è partiti da 8.000 emendamenti, vale a dire 8.000 proposte di modificare la legge, che possono andare dalla cosa più macroscopica, che ne so, togliamo tutti i soldi che vengono dati ai monopattini, al reddito di cittadinanza, diamoli a questo, a quest'altro, insomma, quello che normalmente uno può fare per cambiare una legge. 8.000 emendamenti, di questi ne abbiamo selezionati 1.200 che sono i cosiddetti emendamenti segnalati. E tu immaginate un librone con 1.500 pagine, cioè bisognava spostarli, i primi emendamenti bisognava spostarli con il carrellino, ecco, giusto per capire quanti sono. Alla fine poi si arrivano in aula con questi 1.200 emendamenti e vanno votati. Vanno votati, ovviamente ognuno sostiene il suo e bisogna stare nei tempi, oltretutto, in modo tale da far sì che questo possa essere fatto. Dopodiché, alla fine di tutto, solo pochissimi vengono votati. Sono quelli dove si riesce a trovare con un lavoro, vabbè, se uno ha voglia, va sul sito della Camera e ci sono tutti i resoconti, quindi non c'è diciamo, la discussione puntuale, no? Ma almeno già dalla mole dei resoconti capisce che tipo di discussione, che livello di complicazione per riuscire a metterli d'accordo tutti su degli emendamenti che alla fine, in una maniera o nell'altra, possibilmente abbiano un po' l'accordo di tutti e qualcun altro no. Cosa succede? Succede che gli emendamenti presentati dall'opposizione per forza devono avere l'accordo più o meno unanime, perché se no altrimenti non passerebbero. Quindi c'è un emendamento proposto dall'opposizione, non so, qualcosa avete visto, l'incremento dei fondi per i disabili, tanto per dirne una. A quel punto c'è un accordo anche da parte della maggioranza e quindi viene votato. E poi ci sono invece gli emendamenti presentati dalla maggioranza che possono essere votati anche senza l'accordo dell'opposizione. Ogni emendamento deve presentare dove va a prendere i soldi. La maggior parte pescano, diciamo così, da questo fondo di 800 milioni di cui vi dicevo prima. Funziona più o meno così. Supponiamo che prendo in considerazione, mi sembra, l'emendamento Frassini, che peraltro è lì.
Rebecca, scusa, erano 6 milioni quello per le fiere? Sì. Ecco, allora l'onorevole Frassini ha pensato che giustamente uno dei settori più colpiti poteva essere quello delle fiere, delle esposizioni, perché è evidente che questi sono stati bloccati. Aveva chiesto uno stanziamento molto più importante, dal governo gliene concedono 6. Diceva, vabbè, piuttosto che niente vanno bene quelli. Allora, l'emendamento ha la forma di, al fine di aiutare il settore delle esposizioni fieristiche e cose di questo tipo, è costituito un fondo, di 6 milioni. Conseguentemente, il fondo di cui l'articolo 200, insomma, quel fondo di 800 milioni, passa da 800 milioni a 794, no? La somma di tutti gli emendamenti non deve essere superiore agli 800 milioni, oppure deve andare a cercare soldi da altre parti, no? Però queste cose ovviamente non lo puoi fare tu, deve essere il governo e la ragioneria che tiene nota di quanto costa ogni singolo emendamento e alla fine può dare l'ok, no? Per un certo numero di emendamenti. Quindi tu in commissione hai dei relatori che ti danno parere favorevole, il governo dice ok, favorevole anche per me, si fanno le votazioni e rimangono questi emendamenti. Io alla fine avevo dato, alla fine la commissione è stata un po' convulsa perché eravamo già molto molto fuori tempi, avevo detto che bisognava finire per mercoledì, non ce l'hanno fatta, va bene giovedì, si è arrivati a venerdì ho dovuto tagliare e gli è andata bene dopo, perché sono rimasti fuori tutta una serie di emendamenti che avrebbero aggiunto lo sforamento. Comunque, chiudi tutto, tutto a posto, il governo dice sempre va tutto bene, si vota, perfetto. Vi posso assicurare che è stato un lavoro pazzesco perché riuscire a mettere d'accordo deputati di tutti i partiti che non solo vogliono portare avanti loro, ma qualcuno è contrario a quello degli altri e quindi cercherà di bloccarli. Per cercare di bloccarli si inizia a fare cosiddetto ostruzionismo, vale a dire intervenire su ogni emendamento pur di non far passare quello altrui che danneggia gli interessi del proprio elettorato. Quindi alla fine è un lavoro molto sottile anche di equilibri psicologici per riuscire a mettere d'accordo tutti. Quando si vede che la situazione si complica, si fanno delle riunioni. Insomma, è il lavoro che non viene visto, ecco, perché poi alla fine quel testo che viene fuori dalla commissione è definitivo, si arriva in aula e non c'è più niente da aggiungere. In aula si fanno soltanto le dichiarazioni finali di voto e poi si vota la fiducia. Bene. Questo lavoro pazzesco, alla fine di tutto, chiuso tutto, votato tutto, tutti a posto, pacche sulle spalle, bravissimi tutti i commissari, alla fine si arriva a fare i conti finali e si scopre che il governo ha dato l'ok per degli emendamenti che purtroppo erano scoperti, di cui uno in particolare, adesso non voglio entrare nei dettagli, comunque in particolar modo sono una specie di abbuono per degli affitti in regioni a statuto speciale, tipicamente la Sicilia, che sfora di 100 milioni. A questo punto non è che uno può dire vabbè, sono 100 milioni, cosa vuoi che sia, sono cose di 55 miliardi, deve essere tutto raccordato. Risultato, si prova a vedere se in qualche maniera si riesce a riquadrare da una parte o dall'altra, non riuscendo. A questo punto il governo, per tramite della ragioneria, alza la mano e dice no, si deve ritornare in commissione per cambiare queste norme che sono sbagliate. Ora voi capite, no? È come uno che ha fatto il castello di carte e poi arriva uno che ti starnutisce addosso, no? Cioè non è che sia esattamente simpatico. Ma è ovvio che vengano fuori questi casini, perché tu non puoi fare un provvedimento da 260 articoli dove c'è dentro di tutto, i monopattini, i pullman di Taranto, la cassa integrazione, i bonus vacanze. Non si può, non si può, perché poi è evidente che perdi il conto di quello che ci sono. E oltretutto devi tenere presente che queste robe
a un certo punto non hanno possibilità di correzione. Normalmente ci sono le cosiddette tre letture, vale a dire il provvedimento viene approvato alla Camera, poi va al Senato, dove oltre a cambiare le cose che eventualmente sono sbagliate nella prima lettura se ne aggiungono delle altre, a questo punto la lettura è completa, torna poi alla Camera per l'approvazione definitiva. Normalmente funziona così. No, qui bisogna fare tutto in fretta, tutto assieme, si svuotano i cassetti, c'è dentro quel provvedimento che il sottosegretario X, il ministro Totti, il capo di gabinetto Y, no, così questo tipo ci teneva tanto perché l'avevo promesso a mio cugino, l'avevo promesso a mio zio e così questo tipo, perché non mi direte mica che di 260 articoli sono tutti 260 urgentissimi. Bastava farne quattro per le cose urgenti: la cassa integrazione, sospendere le tasse, dare i soldi a fondo perduto a chi come si chiama, a chi si trovava costretto a chiudere, quindi per le partite IVA e gli autonomi, e dall'altra parte incentivare i settori in crisi. Basta, quattro. Invece no, mettici dentro tutto, mettici dentro l'Expo di Dubai, che poi abbiamo dovuto togliere. È stata una battaglia parlamentare molto forte dell'onorevole Trancassini e Fratelli d'Italia. Togli questo, aggiungi quell'altro e similare, alla fine però sempre di 260, che poi con i bis diventano quasi 280 o se non di più articoli. Una roba del genere è impossibile da trattare in modo corretto. Come fai a capire poi tutti i testi pieni di rimando, così questo tipo? Veramente abbiamo fatto un miracolo. Fai un miracolo e dall'altra parte hai al governo che ti sbagliano di 100 milioni. No, o fai dei provvedimenti più lineari, più snelli, e quel punto lì si possono trattare compiutamente, oppure te ne vai, perché non le sai fare evidentemente le cose. Siamo in mano a dei dilettanti, e il primo dilettante è quel Conte che secondo me, sbaglierò, ma mi pare che sia stato lui a ispirarlo questo bellissimo emendamento non coperto, e non per niente ha, diciamo così, però magari sbaglio, magari invece è una cosa spontaneissima che veniva fuori dal territorio. Però non, anche quando eravamo in maggioranza, quindi in quel caso ne ero certo, io ho vissuto una situazione simile, il cosiddetto decreto rilancio. Da Palazzo Chigi arrivavano costantemente richieste, manda avanti questo e questo, e Conte in visita ha promesso questa roba di qui, e Conte è andato da una parte e ha promesso quell'altra cosa, e quindi infilo dentro. Ma scusa, ma per le amicizie e le clientele di Conte io devo star lì a tenere impiccato un paese? Ma anche no. Quindi al momento purtroppo sono molto molto arrabbiato, perché si era fatto un lavoro fantastico e devo tornare in commissione. Adesso vediamo che diamine succede quando si torna in commissione, perché poi i provvedimenti quando li riapri non sai mai che cosa succede, per vedere di sistemarli. Cercheremo di andare alla minima, cercheremo di stralciare quell'articolo totalmente scoperto e vedere di chiuderla lì, ma boh, vediamo un po' che diamine succede. Fatto sta che si lavora male. Questo per il decreto rilancio. Se invece di fare 55 miliardi messi male e il fondino poi da ripartire su 100.000 emendamenti avessero lasciato più spazio al Parlamento, vedete che queste cose forse non sarebbero successe, perché guarda caso noi i lavori li facciamo bene, ma di là, in quel palazzo di là, evidentemente li fanno di meno. Ultima parola, scusate, per una polemica stupida, io l'ho già scritto su Facebook e così via, ma mi conviene ribadirla qua, quella dei Vigili del Fuoco, che è stato veramente penoso, perché abbiamo lavorato, ripeto, benissimo, tutti i commissari hanno lavorato bene, nessuno di essi è responsabile per il ritorno in commissione, anzi, e ripeto, tutti dalla maggioranza all'opposizione, e compreso i relatori. Sì, uno dei relatori era Marattin, uno potrebbe dire mi viene facile prendere, no. Si è lavorato bene oggettivamente con tutti. Tre relatori, non Marattin, Melilli del partito, Marattin per Italia Viva, Melilli del Partito Democratico e Misiti del Movimento 5 Stelle. In una maniera o nell'altra siamo, capendo che in ogni caso il lavoro era nell'interesse di tutti, siamo riusciti oggettivamente a lavorare bene.
quindi nessuno di loro c'entra su questo errore dei 100 milioni. Però c'è stata la cosa dei Vigili del Fuoco, dove qualcuno, a dire la verità, qualcuno nel Movimento 5 Stelle ha voluto montare una polemica su. Allora, il meccanismo è abbastanza banale. Arriva un decreto di 260 articoli, dove c'è dentro di tutto, anche delle cavolate. Se ti interessava l'aumento dei Vigili del Fuoco, facevi l'articolo 261, dove mettevi l'aumento dei Vigili del Fuoco. Non l'hai messo, non lo puoi introdurre dopo con un emendamento. Perché? Perché io come Presidente devo dichiarare inammissibili quegli emendamenti che non c'entrano niente col testo. L'emendamento cancella, integra, migliora il testo. Se parla di una cosa che non c'è minimamente sul testo, io devo dichiararlo inammissibile. Ma è ovvio che non è perché non voglio bene i Vigili del Fuoco o similari. C'erano anche per la polizia, c'era per l'esercito. Tutto quello che non c'entra niente con il decreto non è ammissibile. E la prova che è proprio così è molto semplice, perché la decisione del Presidente è ribaltabile. Vale a dire, se si pensa che il Presidente faccia una decisione parziale, sbagliata, tutti sbagliamo, no? Cos'è l'appello? Il Presidente della Camera, basta scrivere due righette al Presidente della Camera, che è del 5 Stelle, si chiama Fico, e se effettivamente io avessi fatto una cosa parziale, non giusta, non da regolamento, così di questo tipo, lui avrebbe tranquillamente cambiato la decisione, è già successo in passato, per divergenze d'opinione, non per chissà che cosa, no? Ma in questo caso la decisione era chiarissima a termini di regolamento, non si poteva fare altro, non si poteva fare altro. Allora cosa succede? Si è detto, guarda, sì, a termini di regolamento è così, e due volte hanno provato a riproporlo, è la prima volta come emendamento normale e la seconda volta come emendamento dei relatori. Hanno detto, allora facciamo così, è vero, è contro il regolamento, ma se siamo tutti d'accordo lo possiamo riammettere. Cos'è la ratio di questa cosa? Se tutti sono d'accordo, nessuno impugnerà quel provvedimento, perché se anche solo un deputato impugnasse quel provvedimento e scrivesse appunto al Presidente della Camera, il Presidente della Camera lo dovrebbe stralciare. Ma dice, se siamo tutti d'accordo, nessuno lo impugna e lo possiamo infilare dentro. Benissimo, io figurarsi, no? L'abbiamo già fatto in passato per questioni legate al terremoto o similari, anche per questo caso mi andava bene. Arriva la lettera firmata da tutti i capigruppo, benissimo, no? Andiamo avanti così. Peccato che però l'emendamento non fosse conseguente. Vale a dire, i 165 milioni stanziati per gli aumenti dei Vigili del Fuoco erano già a bilancio. In questo caso avrebbe dovuto esserci il dettaglio su come. Quella era una paginetta che non diceva nulla. Allora anche gli uffici hanno detto, ma scusate, ma che cos'è sta roba? Ci vuole il dettaglio. Ah, non arrivava. L'ultimo giorno, l'ultimo minuto di trattazione, arrivano sventolando 40 fogli di tabelle con tutto il dettaglio delle cose, di qua, di là. Ecco qua, devono essere votati. Ma devono essere votati, ma non si fa così. Cioè, se tu devi votare una cosa, devi sapere che diamine stai votando. Se lì ci fosse scritto di tutto, e poi effettivamente è venuto fuori, sentendo i sindacati, che lì c'era proprio scritto di tutto, che quelle tabelle arrivavano da qualche alto dirigente che le aveva scritte, a quanto pare, non è il mio mestiere fare il lavoro, ma sento cosa dicono i sindacati, le aveva scritte in modo tale da dare tanti soldi ai dirigenti e niente ai Vigili del Fuoco, diciamo, di truppa, ecco, mettiamo così, di basso grado, cioè quella maggior parte. Capite perché allora a quel punto forse evidentemente qualcuno pensava di voler fare la manina all'ultimo secondo? Questi provvedimenti non si fanno così. Quando uno vota una cosa deve essere conscio di che diamine sta votando. Quindi se all'ultimo secondo, mentre si stavano tirando sugli ultimi emendamenti, arrivano i 40 emendamenti con la tabella dei Vigili del Fuoco, giustamente quello che è più preciso su queste cose, Garavaglia, ha detto no, ma che sistema è? Io voglio studiarla la questione. Ma anche gli altri commissari non si sono tanto stracciati le vesti, perché sapevano benissimo che aveva ragione. Risultato: non è stato votato perché non c'era l'unanimità, ed ecco che
è stata montata una polemica assurda sulla Lega contro gli aumenti dei Vigili del Fuoco, no? A figurarsi. La Lega aveva un sottosegretario dedicato ai Vigili del Fuoco, che è Stefano Candiani, che sta seguendo al Senato un provvedimento per dare gli aumenti quelli giusti. Quindi le cose vanno fatte da chi le sa fare, non si può arrivare da 45 commissari della Commissione Bilancio che non hanno idea di come possono essere gli stipendi, se sono giusti o sono sbagliati, con 40 pagine da votare a scatola chiusa. Ecco, hanno utilizzato questa cosa per sporcare, virgolette, il lavoro, dicendo che non sono cattivi, abbiamo lasciato fuori Vigili del Fuoco. Va bene, cose pretestuose. Ne verranno fuori tante altre, perché se gli emendamenti sono 8.000 e magari uno di questi 8.000 era la pace nel mondo e così via e non sono stati votati e io li ho dichiarati inammissibili, arriverà qualcuno che dirà che io sono contro la pace nel mondo perché c'era l'emendamento che diceva si stabilisce che nel mondo c'è la pace, io l'ho dichiarato inammissibile perché ovviamente è una boiata, e arriverà qualcuno che farà un bel articolo dicendo che io sono contro la pace nel mondo. Pazienza, io sono qui, sono un professionista in questo ruolo, ho una mia parte politica che ovviamente difendo con passione, ma se devo fare il presidente lo faccio al servizio dell'istituzione democratica, perché la Commissione e il Parlamento devono poter lavorare bene. Se io facessi lavorare male o facessi un lavoro di parte per essere presidente di commissione, dichiarerei che il Parlamento lavora male e darei ragione a chi lo vuol tagliare fuori. Quindi io invece, anche contro gli interessi della mia parte politica, se c'è da fare, come presidente, io cerco di far andare i lavori nel miglior modo possibile. Oppure ho dovuto espellerne tre quando c'era della Lega, quando c'era in audizione il ministro. Quindi io, però è giusto che il ministro parli, anche se poteva anche personalmente non piacermi quello che diceva, ma capite bene che se tutti abbiamo questo minimo spirito le istituzioni democratiche funzionano e si riesce a riprendere un pochettino di dignità e un pochettino di prestigio. Se invece tutti continuano a guardare soltanto pro domo loro, poi si va a schifio. È certo che prendere e un decreto così importante, non aver la cura, non avere la pazienza per la fretta di inserire dentro degli emendamenti non calcolati, sbagliare di 100 milioni, non aiuta a queste avere fiducia nelle istituzioni, perché poi noi lo sappiamo che non è responsabilità di nessuno, né dei deputati del PD, né dei deputati dei 5 Stelle, né ovviamente di quelli della minoranza all'interno della Commissione questa cosa, ma è un conto sbagliato fatto a Palazzo Chigi. Dall'esterno non so se questa differenza si coglie e si corre il rischio che tutti assieme si prenda l'impressione di essere sciati, di non saper fare le cose. È un peccato perché, ripeto, qui in Commissione si è lavorato bene e si è lavorato bene cercando, nella limitatezza delle risorse disponibili, perché 800 milioni di fondo a cui attingere su un decreto a 55 miliardi è l'1,5%, non è che si riesce a ballarci più di tanto, però qualcosa si era riuscito a dare, almeno come segno. Per cui niente, adesso riapriremo la commissione e questo è. Tanto vi dovevo come spiegazione, io cerco sempre per quanto possibile di informarvi, vedete che cerco anche di dirvi quando è responsabilità di qualcuno della maggioranza e quando invece sono cose legate al governo. Di solito non vengo smentito, per cui prendete per buono quello che vi racconto, perché direi che è vero. Grazie.